Ok, grazie. Bene, sono a Siena, ho appena preso la credenziale con il primo timbro che vi ho fatto vedere. E adesso vado a cercare il posto dove vado a dormire, poi vi faccio sapere. Sono arrivato. Ho trovato dei pellegrini di cui uno viene a Roma con me, quindi non so se tutto il viaggio saremo insieme, ma domani mi aiuterà a fare il primo percorso perché lui viene dalla Spagna. Quindi non morirò, almeno per il primo percorso domani, che arriveremo a Isola d'Arbia, mi sembra si chiama. E faccio vedere un po' la piazza, vabbè, là, sicuramente conoscerete tutto. E niente, ciao ciao! Siamo appena partiti da una mezz'oretta, siamo ancora sulla strada e fra poco dovremo ricollegarci al cammino dove c'è la strada sterrata. Mi sono incamminato con Manuel lì, non so se lo vedete, e vi farò sapere a metà giornata come sta andando. Ciao ciao. Incomincia lo sterrato. Allora, siamo a Isola d'Arbia, l'abbiamo superata da pochi minuti e siamo a un terzo del nostro cammino. Buongiorno. Come si chiama? Zaira. Zaira? Che cazzo è? Aspetta, vieni. 4 giugno no. Ciao a tutti. Siamo a 6 km da Ponte Arbia, tipo un'oretta e mezzo, due. E io sono completamente morto, mi fanno male le spalle un sacco e stasera morirò, penso, però è bellissimo. Ciao. E sono arrivato più o meno, ancora ho ancora da camminare, però sono arrivato a Ponte Arbia e stanco, morto, però è bello. E però sicuramente domani mi fermerò 50 volte e arriverò all'8 di sera, perché adesso sono tipo le 3 e quindi ci si può fare. Ciao ciao. Adesso sono a San Quirico. Faccio questo video perché l'ultimo pezzo di questo cammino l'ho perso completamente, non so per quale motivo. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, a mettere mi piace, non mi piace, a commentare, a farmi sapere un po' le vostre esperienze del cammino, perché sono molto interessato. Se avete qualche dubbio cercherò di chiarirlo per quello che ha viaggiato per ora. E niente, ciao.